Buonasera. Carattere della rivelazione spiritista. Può lo spiritismo considerarsi come una rivelazione? In questo caso, qual è il suo carattere? Su che cosa è fondata la sua autenticità? A chi e in quale maniera tale rivelazione è stata fatta? La dottrina spiritista è una rivelazione nel senso teologico della parola? Vale a dire, è in tutto e per tutto il prodotto di un insegnamento occulto venuto dall'alto? È essa assoluta o suscettibile di modifiche? Portando agli uomini la verità integrale, la rivelazione non potrebbe avere l'effetto di impedire l'uso della loro facoltà, poiché in tal modo esse si sottrarrebbero alla fatica della ricerca? Quale potrebbe essere l'autorità dell'insegnamento degli spiriti, se essi non sono né infallibili né superiori all'umanità? Qual è l'utilità della morale che essi predicano, se questa morale altra non è che quella del Cristo che già conosciamo? Quali sono le verità nuove che essi ci portano? Ha bisogno l'uomo di una rivelazione? E non può egli trovare in se stesso e nella sua coscienza tutto ciò che gli è necessario per sapere come comportarsi? Queste sono le questioni sulle quali è importante che noi riflettiamo. Innanzitutto, definiamo il significato della parola rivelazione. Rivelare, dal latino revelare, la cui radice è velum, velo, letteralmente significa uscire da sotto il velo. Figuratamente, quindi, significa scoprire, far conoscere una cosa segreta o sconosciuta. Nella sua accezione comune più generale, si dice di ogni cosa ignota che venga divulgata, di ogni idea nuova che metta sulla strada di ciò che non si sapeva. Da questo punto di vista, tutte le scienze che ci fanno conoscere i misteri della natura sono delle rivelazioni. E si può dire che per noi la rivelazione è incessante. L'astronomia ci ha rivelato il mondo astrale che noi non conoscevamo, la geologia, la formazione della Terra, la chimica, la legge delle affinità, la fisiologia, le funzioni dell'organismo, eccetera. Copernico, Galileo, Newton, Laplace, Lavoisier sono dei rivelatori. Il carattere essenziale di ogni rivelazione deve essere la verità. Rivelare un segreto significa far conoscere un fatto. Se la cosa è falsa, questo non è un fatto e di conseguenza non c'è rivelazione. Ogni rivelazione smentita dai fatti non è una rivelazione. Se poi essa è attribuita a Dio, non potendo Dio né mentire né ingannarsi, essa non può provenire da Lui. Bisogna considerarla come il prodotto di una concezione umana. Qual è il ruolo del professore di fronte ai suoi allievi, se non quello di un rivelatore? Egli insegna loro ciò che essi non sanno.
ciò che essi non avrebbero né il tempo né la possibilità di scoprire da se stessi, perché la scienza è l'opera collettiva dei secoli e di una moltitudine di uomini che hanno apportato più o meno singolarmente il contingente delle loro osservazioni e di cui approfittano quelli che vengono dopo di loro. L'insegnamento è dunque in realtà la rivelazione di alcune verità scientifiche o morali, fisiche o metafisiche, fatta da uomini che le conoscono ad altri che le ignorano e che senza ciò le avrebbero ignorate per sempre. Ma il professore non insegna che quanto egli ha appreso è un rivelatore di secondordine. L'uomo di genio insegna ciò che ha trovato lui stesso, è il rivelatore originario. Egli porta la luce che a poco si propaga. Che ne sarebbe dell'umanità senza la rivelazione degli uomini di genio che appaiono di tanto in tanto? Ma che cosa sono questi uomini di genio? Perché sono uomini di genio? Da dove vengono? Che cosa diventano? Notiamo che la maggior parte di essi porta in sé, nascendo, delle facoltà trascendenti e delle conoscenze innate, per cui basta un po' di lavoro perché si sviluppino. Essi appartengono realmente all'umanità, poiché nascono, vivono e muoiono proprio come noi. Dove allora hanno attinto queste conoscenze, visto che non hanno potuto acquisirle durante la loro vita? Si dirà, come dicono i materialisti, che il caso ha dato loro materia cerebrale in maggior quantità e di miglior qualità. In tal caso, essi non avrebbero più merito di un legume che fosse più grosso o più saporito di un altro. Si dirà, come dicono certi spiritualisti, che Dio li ha dotati di un'anima privilegiata rispetto a quella della maggior parte degli uomini. Supposizione altrettanto illogica, poiché così si taccerebbe Dio di parzialità. La sola soluzione razionale di questo problema sta nella preesistenza dell'anima e nella pluralità delle esistenze. L'uomo di genio è uno spirito che ha vissuto per un tempo più lungo, che di conseguenza ha acquisito e progredito più di quelli che sono meno avanzati. Incarnandosi, egli porta con sé ciò che sa e, siccome sa molto più degli altri, senza aver bisogno di apprendere, è lui quello che è detto un uomo di genio. Ma ciò che egli sa non è nemmeno il frutto di un lavoro anteriore, né il risultato di un privilegio. Prima di rinascere, egli era dunque uno spirito avanzato. Egli si rincarna sia per far sì che gli altri approfittino di ciò che egli sa, sia per acquisire lui stesso altre conoscenze. Gli uomini indubbiamente progrediscono da se stessi e con gli sforzi della loro intelligenza, ma lasciati in balia delle loro stesse forze, questo progresso è molto lento. Se non sono aiutati da uomini più avanzati, come lo scolaro lo è dai suoi insegnanti. Tutti i popoli hanno avuto i loro uomini di genio, che sono venuti in diverse epoche a dar loro un impulso e a sottrarli all'inerzia. Dal momento che si ammette la sollecitudine di Dio verso le sue creature, perché non si dovrebbe ammettere che spiriti in grado, con la loro energia e la superiorità delle loro cognizioni, di far progredire l'umanità? Si incarnino per volontà di Dio con l'obiettivo di concorrere al progresso in un determinato senso? Perché non ammettere che essi ricevano una missione così come un ambasciatore ne riceve una dal suo sovrano?
Questo è il ruolo dei grandi geni. Che cosa verrebbero a fare se non per insegnare agli uomini verità che essi ignorano e che avrebbero continuato a ignorare ancora per lunghi periodi? Che cosa verrebbero a fare se non per dare loro un basamento mediante il quale essi potranno elevarsi più rapidamente? Questi geni che appaiono attraverso i secoli come fulgide stelle, lasciando dietro di sé una lunga scia luminosa sull'umanità, sono dei missionari, o se si preferisce, dei messia. Le cose nuove che essi insegnano agli uomini, sia nel campo fisico sia nel campo filosofico, sono rivelazioni. Se Dio fa nascere dei rivelatori per le verità scientifiche, egli può, a maggior ragione, far nascere per le verità morali, che sono tra gli elementi essenziali del progresso. Sono questi filosofi le cui idee hanno attraversato i secoli. Nel significato specifico della fede religiosa si parla in modo più particolare delle cose spirituali che l'uomo non può sapere da se stesso, che non può scoprire per mezzo dei suoi sensi e la cui conoscenza gli è data da Dio o dai suoi messaggeri, sia per mezzo della parola diretta, sia per mezzo dell'ispirazione. In questo caso la rivelazione è sempre fatta a uomini privilegiati, designati col nome di profeti o messia, cioè inviati, missionari, avendo una missione da trasmettere agli uomini. Considerata sotto questo punto di vista, la rivelazione implica la passività assoluta. La si accetta senza verifica, senza esame, senza discussione. Tutte le religioni hanno avuto i loro rivelatori e benché tutti siano ben lontani dall'aver conosciuto tutta la verità, essi avevano la loro provvidenziale ragion d'essere. Infatti, questi rivelatori erano idonei al tempo e all'ambiente in cui vivevano, alla natura specifica dei popoli ai quali si rivolgevano e ai quali essi erano relativamente superiori. Malgrado gli errori delle loro dottrine, essi non hanno almeno scosso gli spiriti e perciò stesso hanno seminato germi di progresso che più tardi si sarebbero sviluppati o si svilupperanno un giorno alla fulgida luce del cristianesimo. È dunque a torto che si scagli contro di loro l'anatema in nome dell'ortodossia, perché giorno verrà in cui tutte queste credenze, pur così diverse nella forma, ma che poggiano in realtà su un medesimo principio fondamentale, Dio è l'immortalità dell'anima, si fonderanno in una grande e vasta unità, allorché la ragione avrà trionfato sui pregiudizi. Disgraziatamente, le religioni sono state in ogni tempo strumenti di dominazione. Il ruolo di profeta ha sempre tentato le ambizioni secondarie degli uomini. Si è vista così nascere un'infinità di pretesi, rivelatori o messia, i quali, avvalendosi del prestigio di questo nome, hanno sfruttato la credulità degli uomini a vantaggio del loro orgoglio personale, della loro cupidigia o della loro pigrizia, trovando più comodo vivere a spese delle loro vittime. Anche la religione cristiana non è stata al riparo da questi parassiti. Su questo argomento richiamiamo una seria attenzione nel capitolo 21 del Vangelo secondo lo Spiritismo, intitolato Ci saranno falsi cristi e falsi profeti. Esistono rivelazioni dirette di Dio agli uomini? È una domanda a cui noi non oseremmo rispondere in maniera assoluta, né affermativamente né negativamente. La cosa non sarebbe radicalmente impossibile, ma non c'è nulla che potrebbe darcene una prova certa. Ciò che non potrebbe essere messo in dubbio è il fatto che gli spiriti più vicini a Dio, per quanto riguarda la perfezione,
si compenetrano nel suo pensiero e possono trasmetterlo, in quanto i rivelatori incarnati, a seconda dell'ordine gerarchico al quale appartengono e del loro grado di sapere personale, essi possono attingere agli insegnamenti nelle loro stesse conoscenze, oppure riceverle da spiriti più elevati o addirittura direttamente da messaggeri di Dio. Questi, parlando in nome di Dio, hanno potuto essere presi a volte per Dio stesso. Questa specie di comunicazioni non presentano niente di strano per chiunque conosca i fenomeni spiritisti e sappia in che modo si stabiliscano i rapporti tra gli incarnati e i disincarnati. Le istruzioni possono essere trasmesse in diversi modi, attraverso l'ispirazione pura e semplice, attraverso l'ascolto della parola, attraverso la visione degli spiriti istruttori nelle apparizioni, sia in sogno sia nello stato di veglia, come se ne vedono parecchi esempi nella Bibbia, nel Vangelo e nei libri sacri presso tutti i popoli. È dunque rigorosamente esatto dire che per la maggior parte i rivelatori sono medium, ispirati, auditivi o veggenti. Da ciò non deriva, però, che tutti i medium siano dei rivelatori, né ancor meno che lo siano gli intermediari diretti della divinità o di suoi messaggeri. Soltanto i puri spiriti ricevono la parola di Dio con missione di trasmetterla. Ma ora si sa che gli spiriti sono ben lungi dall'essere tutti perfetti e che ve ne sono di quelli che si nascondono sotto false apparenze. È ciò che ha fatto dire a San Giovanni: non credete a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Giovanni, capitolo 4, paragrafo 1. Possono dunque esservi delle rivelazioni serie e vere, come se ve ne sono di apocrife e di menzogniere. Il carattere essenziale della rivelazione divina è quello dell'eterna verità. Ogni rivelazione intaccata dall'errore o soggetta a cambiamento non può provenire da Dio. È così che la legge del Decalogo ha tutti i caratteri della sua origine, mentre le altre leggi mosaiche, essenzialmente transitorie, spesso in contraddizione con la legge del Sinai, sono l'opera personale e politica del legislatore ebreo. Essendosi i costumi del popolo mitigati, quelle leggi sono da se stesse cadute in disuso, mentre il Decalogo è rimasto saldo ed eretto come il faro dell'umanità. Il Cristo ne ha fatto la base del suo edificio, mentre ha abolito le altre leggi. Se queste fossero state opera di Dio, egli si sarebbe guardato bene dal toccarle. Cristo e Mosè sono i due grandi rivelatori che hanno cambiato la faccia del mondo. Ed è qui la prova della loro missione divina. Un'opera puramente umana non avrebbe un simile potere. Grazie, alla prossima.